Ciao a tutti amici di Country Live, io sono tornata qui, non si può non ritornare qui con questo meraviglioso camino e ovviamente questo magico Igor Pasin, ciao! Ciao a tutti! Adesso questa puntata è diventato magico. Igor, adesso io ti faccio una domanda, anzi due parole, two step. Bene. Ok, si alza okay. E se ne va, si alza e se ne va. Igor, no. Cos'è questo two-step? Two-step è il ballo più rappresentativo, diciamo, per quanto riguarda il country, perché è iniziato molto tempo fa. Quello che è conosciuto di più ora, ad oggi, è la line dance, quella che prende più persone, diciamo, più consensi. Il two-step viene vissuto meno, però è un peccato. Viene vissuto meno perché è un ballo di coppia e purtroppo la realtà attuale è che ci sono pochi uomini che ballano, per cui le donne si buttano nei balli di gruppo e nel country si buttano nella line dance perché non è necessario avere un partner, oppure perché il two step non è così conosciuto come può essere la line dance. Io penso che sia proprio un insieme di motivazioni. Probabilmente è che già nel mondo country non siamo in tanti, siamo in pochi. E per quello che vedo io, la maggior parte che arrivano nel mondo country arrivano per la line dance, non tanto per una cultura, una determinata musica o quello che può essere, proprio per il ballo in linea che ha la sua caratteristica e che piace, insomma, e che trova molto riscontro. Nella realtà country ci sono anche tantissime altre tipologie di ballo, tra cui il two-step, è il più caratteristico, è quello che ha creato anche più adepti, più persone che lo vivono sotto l'aspetto emozionale, di cultura e tutto quello che può essere, però lo si trova poche volte, insomma, nelle sale da ballo o via dicendo. Lo si trova poche volte, ma se ci fosse un DJ che mette su musica two step, Jenny mi è venuta a salutare, ci sarebbero coppie che si buttano in pista, o comunque anche se c'è un DJ che fa musica non si conoscono i passi, è difficile da apprendere? Dipende dal contesto, come ho detto molti arrivano per fare la line dance, perciò hanno pochissimo approccio con il two step. E quando c'è una serata dove c'è il DJ, dove c'è la possibilità di ballare, la mira è quella di fare line dance. Non c'è la cultura e la voglia di avere un po' approfondito quello che è il two step. Anche se il DJ molte volte mette sulla canzone per poter ballare il two step, le persone per la maggior parte non lo fanno. Non sanno fare. Quindi, ragazzi, visto che il two step è molto bello, perché è un ballo di coppia, giustamente, vero? Sì. Quick, slow, slow. L'ho imparata questa, vedete come sono brava a studio. E niente, dovremmo approntare affinché si balli più two step, che così è il ritorno al conoscersi, al ballo di coppia, al no? Sì, anche quello ha tutte le sue sfaccettature, modo di poter ballarlo e via dicendo. Fra la line dance e il two step, cosa preferisci? Io preferisco il two step. Pensavo fossi uno della line dance. Mi piace sia l'uno che l'altro, ma quello che vivo di più è lo sento di più è il two step. È il two step. Però mi piace moltissimo anche la line dance. Perfetto. Ma sono delle due situazioni che vivo un po' diversamente. Ma guarda te. Allora io ringrazio tantissimo Igor di essere stato qui con noi, grazie della tua pazienza e della tua esperienza. Mi raccomando ragazzi, cercate dei corsi di two step, andatelo a fare perché è divertente, è il famoso ballo di coppia, no? Country. E così chissà che non ci conosciamo, non rimescoliamo, no? Sì, ma bisogna trovare chi ti insegna. Il two step. Il two step. Non sono tanti. Non sono tanti. Ce ne sono fortunatamente, però qui in Italia, non a sufficienza. Sì. Allora, Igor, grazie per essere stato ai nostri microfoni. Grazie, ciao. Alla prossima. Ciao. Ciao a tutti.